Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: silenzio rotto sul ritorno con Belen Rodriguez, ecco cosa ha dichiarato Stefano De Martino a Domenica In. Nella puntata odierna di Domenica In Stefano De Martino si è raccontato tra vita privata e professionale. Il ballerino di Torre Annunziata ha fatto anche una rivelazione sulla sua famiglia e qualche riferimento a Belen Rodriguez. I suoi genitori non volevano che facesse danza perché sapevano che era difficile vivere di questo mestiere. In questo modo, però, lo hanno reso ancora più determinato a seguire il suo sogno. Quando andava a vedere il padre esibirsi, ballava negli spalti tra le poltrone. Mio padre ha cercato in tutti i modi di dirmi che era un mestiere difficile, un percorso pieno di ostacoli. Immancabile un video con l'omaggio alla carriera di Stefano De Martino durante l'intervista. Il giudice di Amici ha commentato: "Mi piace perché quando riguardi le scene ti ricordi di tutto quello che c'è dietro". De Martino e Belen, Stefano a Domenica In conferma: "Ci vediamo spessissimo". La storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere tornata ai fasti di un tempo. Tra stories dell'Argentina e una dichiarazione della sorella di Cecilia Rodriguez, ci ha pensato Mara Venier a strappare qualche dichiarazione al conduttore di Rai 2. Parlando del figlio Santiago, Stefano De Martino ha dichiarato: "È a casa con la mamma. Con lei ci vediamo spessissimo, celando tanta emozione e felicità". Inoltre si è detto felice e sereno in questo periodo caratterizzato dal ritorno di fiamma con la showgirl. Stefano De Martino emozionato a Domenica In: "Il ricordo del nonno. Immancabile il ricordo del nonno e bar Stella, punto di riferimento della vita di Stefano De Martino". Il giudice di Amici ha ammesso che il nonno era molto ermetico, di poche parole. Scomparso nel 2016, ha rimosso quel passaggio perché non ha un buon rapporto con la morte, la esorcizzo scherzandoci su: "Non mi piace, non siamo mai pronti". Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.